Può l'amore per l'ambiente diventare una malattia? La storia di Innes Fitzgerald ci dice di sì. Libero in tre minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. Succede in Gran Bretagna, dove una delle più promettenti giovani atlete di sci di fondo ha rinunciato a partecipare ai campionati mondiali di Bathurst in Australia. Motivo? Non vuole prendere l'aereo. Ha paura? No, non vuole inquinare. Questa novella Greta Thunberg ha 16 anni, si chiama Innes, e della sua vita, sportiva e privata, può ovviamente fare ciò che meglio crede, ci mancherebbe altro. Però la cosa mi lascia perplesso. Più che una missione, in questa storia ci vedo il germe di una malattia pericolosa che spero non diventi virale, l'estremismo ambientale, che, attenzione, può essere più pericoloso del suo opposto. Ora, mettiamo che questa ragazza sappia bene che l'aereo in questione partirà anche senza di lei e che quindi il suo gesto non porterà nessun risultato concreto, ma che lei non ci vuole salire per non rendersi complice degli inquinatori. Bene, adottando la sua filosofia, dovremmo mettere a terra tutti gli aerei civili e commerciali del mondo, cioè vuol dire lasciare a terra ogni anno circa 1,5 miliardi di persone. Alternative? Vediamo. Andiamo in auto, per carità, è molto inquinante. In treno? Inquina anche lui, ma soprattutto inquina assai costruirli. E le navi? Non parliamone. Certo non a motore, al massimo si può immaginare di attraversare gli oceani in barca a vela, ammesso di esserne capaci e di trovare i venti a favore. È un bel problema, ma ok. Facciamo che da domani 7 miliardi di umani, tanti siamo gli abitanti della Terra, si sposteranno solo a piedi, a cavallo o a dorso di mulo, come avveniva fino alla fine dell'Ottocento. Ma attenzione, è stato approvato che le flatulenze degli animali sono pericolose per la salute del pianeta quanto se non di più dei tubi di scappamento delle macchine. No, non se ne esce. Non resta che tornare a essere popoli, ma che dico popoli, tribù stanziali, e abitare in capanne, perché ovviamente costruire una casa inquina. Cara Innes, della tua vita, come detto, fai ciò che vuoi, ma lascia stare le nostre. Non sei un'eroina, ma un'invasata. E a noi, gli invasati, non piacciono per nulla.